Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Oggi finalmente voltiamo pagina dopo 4 anni, 3-4 anni di Wano, comunque bellissima saga. Adesso con questo 1061 respiriamo veramente aria di freschezza, aria di novità, aria di avventura. Questa è proprio l'essenza, il sale di One Piece. Sono questi capitoli appunto dove in realtà non succede nulla di eclatante, che però sono quelli che ci fanno un pochino più sognare. Adesso noi tutti ci immaginiamo, ma come sarà veramente Vegapunk? Cosa ci aspetta su quest'isola? Cosa ci attenderà nei prossimi capitoli, nelle prossime settimane? Questo, secondo me, questa aspettativa, diciamo, bella, questa aspettativa positiva è l'essenza di One Piece. È la cosa proprio che, secondo me, fa amare così tanto questo manga. Quindi, grandi applausi, solamente applausi per Eiichiro Oda. Detto ciò, prima di cominciare io vi invito come sempre a lasciare un bel pollice in su per supportare i miei video e a iscrivervi al canale se non siete iscritti. Detto ciò, cominciamo subito con il commento vero e proprio al capitolo 1061. Allora, questo 1061 che si intitola appunto L'isola del futuro, Egghead, si apre con una citazione bellissima che è quella ovviamente allo squalo di Steven Spielberg, uno dei miei film, almeno di quell'epoca, sicuramente preferiti. Quindi big up solamente per la citazione a Spielberg. Dopodiché abbiamo la separazione della ciurma, quindi Jinbei con Rufy, Chopper e Jewelry Bonnie, tra l'altro una Bonnie strepitosa in questo capitolo, sotto tutti i punti di vista. La separazione della ciurma in questi termini non è sicuramente casuale, perché Oda ci mette l'ultimo entrato in ciurma, cioè Jinbei, visto che purtroppo Yamato ancora al 100% non è entrata, il capitano, ovviamente Rufy, Chopper, quindi lo scienziato della ciurma, e Bonnie, che è appunto il personaggio che in questa saga sarà sicuramente fondamentale per scoprire qualcosa di più su quello che circonda, diciamo, il dottor Vegapunk e l'isola di Egghead. Quindi è un pochino la Law di Punk Hazard, no? Se vogliamo fare un po' il paragone, o la Law di Dressrosa. Infatti, il fatto che Bonnie si sia recata su quest'isola da sola, senza nemmeno la ciurma, fa capire come da un lato possa essere una sprovveduta, ma dall'altro sicuramente conosce qualcosa di Vegapunk e dell'isola, sicuramente molte cose in più di quelle che conoscono Rufy e la ciurma, che vanno così completamente allo sbaraglio. Tra l'altro sono contento che questa saga diciamo, si svolga su Egghead, proprio perché tutti ora pensavano che la nave di Mugiwara si sarebbe diretta a Sphinx. Quindi anche qui siamo stati tutti ancora una volta spiazzati da Oda. Era ragionevole però pensare che a questo punto della trama, dove due imperatori sono già accantonati e dove restano appunto gli altri due imperatori, i rivoluzionari, Im-Sama, quindi le cose, diciamo, più grandi, i misteri più grandi del mondo di One Piece, era ora di cominciare appunto da Vegapunk, che comunque è un personaggio centrale nella storia, fondamentale, ma che deve essere ovviamente sviscerato prima dei grandissimi misteri. Quindi un grande mistero prima dei grandissimi. Era abbastanza logico. Detto ciò, Egghead, cosa ci dobbiamo aspettare da questa isola? Allora, io personalmente ho già l'aspettativa altissima. In primo luogo perché il design dell'isola, ecco, è assurdo. Cioè, se voi guardate l'immagine appunto di Egghead, si vedono queste palme che sembrano quasi di gomma, lo dicevo ieri nella live reaction, ieri sera, la live reaction al capitolo, sembrano un po' le palme di gomma dei giochi dei bambini, no? È tutto molto fiabesco, molto originale, particolare, e noi sappiamo bene quanto a Oda piacciono questo genere di ambientazioni. Cioè, Oda è un fan dei manga giapponesi anni 70, anni 80, quindi parliamo di tutto quel filone di Mazinga Z, robe di questo genere, quindi robot, cose futuristiche, no? Oda è cresciuto con questa roba qui e adesso ha l'occasione di fare una sua saga all'interno del suo manga, dove sbizzarrirsi al massimo. Quindi prepariamoci, perché dal punto di vista grafico, secondo me, vedremo delle robe allucinanti, anche strambe magari, in linea con lo stile di Oda. Quindi non aspettatevi i robottoni o le cose super fighe, no, alla Evangelion, cose di questo tipo.
Immaginatevi qualcosa di futuristico, di robotico e di assurdo, però in stile Oda, quindi molto particolare anche dal punto di vista grafico. La cima dell'isola sembra appunto un uovo aperto con degli anelli di Saturno che gli girano intorno, è veramente assurdo e sono veramente curioso di vedere meglio nel dettaglio quest'isola. Tra l'altro, cosa particolare, quando si avvicinano all'isola, Nami e gli altri si trovano di fronte un clima invernale, mentre Rufy, quando sbarca con Bonnie che si strizza i vestiti e Jinbe e Chopper, appunto sono di fronte ad un clima che non sembra invernale. Questo perché probabilmente Vegapunk, con le sue conoscenze e la sua, diciamo, tecnologia, magari è l'unico che riesce a controllare il clima di un'isola. Sappiamo bene come gli esperimenti di Vegapunk non siano andati solamente ad inficiare su quello che è l'essere umano. Sì, quello è il suo terreno principale, quindi i PX, i cyborg, il lignaggio di Kaido dal quale ha estrapolato il DNA per il frutto di Momonosuke, però Vegapunk è uno scienziato, è un genio a tutto tondo, quindi probabilmente ha anche studiato il clima e la sua isola, cioè l'isola di Egghead dove c'è il suo laboratorio, probabilmente è l'unica isola al mondo dove il clima può anche cambiare a piacimento. Questa è un'idea che mi sono fatto vedendo un pochettino questi ultimi capitoli. Detto ciò, la parte relativa alla ciurma, quando si trovano di fronte alla ragazza che dice di essere Vegapunk, ovviamente qui è inutile che ve lo sto a dire, al 99% non si tratta di Vegapunk, ma di uno dei suoi androidi più avanzati probabilmente. Vedo che c'è uno 02 sulla giacca, potrebbe essere uno dei primi prototipi, quelli un pochino più avanzati appunto. E questa ragazza che dice appunto di, con un po' di frustrazione, dice di non essere in grado di controllare il mega squalo e di, perché appunto non controlla la sua volontà, quindi addirittura adesso stiamo parlando di un controllo sulla psiche degli esseri viventi, il che è qualcosa di allucinante, ecco, per capire allo stadio in cui questi esperimenti sono arrivati. Adesso quello che succederà è sicuramente un incontro con il vero dottor Vegapunk. Sono curioso di vedere quando Vegapunk incontrerà Sanji, che appunto è il figlio di Judge, suo ex collega, del quale penso conoscesse anche gli esperimenti. Però ora, quello che c'è da capire è come andrà inserita quest'isola e questa saga, che comunque sarà una saga, io a mio avviso credo breve, quindi non aspettatevi 2-3 anni di Egghead. Bisogna capire come questa saga si unirà al resto, perché è un pochino la Punk Hazard dell'ultimo arco narrativo. Punk Hazard appunto faceva da base, da tassello iniziale per tutto l'arco narrativo che riguardava Kaido e Big Mom, quindi frutti del diavolo artificiali e tutte quelle cose lì. Adesso bisogna capire, bisogna cercare di immaginarci quale sarà il ruolo di Egghead nell'ultimo arco narrativo, quindi da qui alla fine del manga. Cosa troveremo nei prossimi capitoli? Probabilmente sarà qualcosa sul quale dovremo ragionare anche alla fine di One Piece, che comunque tornerà nelle saghe che verranno. Quindi dovremo stare molto attenti, secondo me, nei prossimi capitoli a quello che il Sensei ci proporrà. Tra l'altro, il fatto che una base della Marina, dove sono presenti alcuni membri della SWORD, sia lì vicino, fa capire probabilmente come ci sarà un intreccio tra i nostri eroi, Vegapunk e i suoi collaboratori, la SWORD, ci sarà tutto un po' un intreccio, magari anche con altri personaggi ulteriori, che ci farà sicuramente capire quali potranno essere gli sviluppi futuri della storia. Detto ciò, io sono gasatissimo per quanto riguarda la figura di Vegapunk, ovviamente non so proprio come immaginarmelo. Fatemi sapere un pochettino voi qui sotto nei commenti qual è la vostra idea del dottor Vegapunk, come ve lo immaginate, se pensate che possa essere la ragazza e quindi quell'1% di possibilità sia concreto. Io personalmente gli do un 1% al fatto che sia la ragazza, però con Oda mai dire mai, non si può mai dire nulla. Magari Vegapunk si è modificato il proprio corpo, adesso la sto sparando là. Comunque,
Fatemi sapere un pochettino la vostra opinione qui sotto nei commenti, lasciate un like, come sempre in descrizione vi lascio il mio canale Telegram, i miei contatti vari, il mio libro L'Uomo delle Pulizie lo trovate in Amazon Kindle, disponibile anche in versione cartacea. E nulla ragazzi, un saluto a tutti da TNBT e ci vediamo con i prossimi video nei prossimi giorni, anche perché purtroppo il 1062 non uscirà a breve, settimana prossima c'è pausa, ahimè. Va bene così. Un saluto a tutti e ai prossimi video. Ciao!